stasera voglio focalizzare sul tema che mi è stato suggerito, che mi sembra molto interessante e che spero possa offrire un contributo a questa riflessione che portate avanti in questa serie di conferenze, che mi pare estremamente interessante. Il corpo è sempre un argomento affascinante per l'essere umano, che è un essere spirituale ma anche corporeo, e quindi noi viviamo la nostra identità anche come identità corporea. Certamente per una civiltà come la nostra, le cui radici concettuali sono bibliche, giudeo-cristiane, il corpo ha poi una serie di valenze simboliche estremamente importanti, di cui la massima, se vogliamo, è in qualche modo comunicata dal sacramento del corpo e del sangue di Cristo all'Eucaristia. Voi sapete bene che buona parte dell'arte certamente pittorica nei nostri musei o anche nelle nostre chiese, che finiscono per sembrare musei perché tutti gli altari laterali ormai non sono più usati e quindi si va solo a vedere il dipinto che ci può stare sopra, ma quei dipinti erano al servizio dell'Eucaristia, erano fondali visivi per il rito che veniva celebrato davanti al dipinto, che si chiama una pava d'altare, appunto, che era l'Eucaristia. E quindi questa conferenza vuole riflettere sul modo che evolve, che cambia tra la fine del 400 e il periodo del Concilio di Trento, del modo di presentare pittoricamente il corpo che andrebbe visto in rapporto al corpo non visto ma creduto reale dell'Eucaristia. Le persone che seguono la messa non vedono un corpo, vedono l'ostia di pane, vedono il calice di vino, in cui però credono realmente presente corpo e sangue di Cristo, corpo e spesso anche sangue che sono visivamente presenti nelle pale d'altare, ma non sono credute reali. Noi in Occidente non abbiamo il misticismo dei cristiani d'Oriente, che in qualche modo vedono nell'icona una presenza quasi sacramentale. E soprattutto nel periodo che voglio trattare io, cioè fine del 400 e primi decenni del 500, ciò che poteva restare all'epoca ancora di Giotto, nel primo 300, di un atteggiamento di sì, presenza mistica anche nell'immagine, si era già abbastanza sfumato anche davanti a una estetizzazione consapevole delle opere dell'arte che nasce nel contesto di una Firenze sempre più consapevole del proprio ruolo come grande città d'arte, grande inventrice del Rinascimento. Inizio con l'opera che vedete sullo schermo, che è una delle xilografie fatte per le pubblicazioni, pamphlet del Savonarola. Questo è il Trattato dell'Umiltà composto da Frate Geronimo da Ferrara, in cui l'immagine che Girolamo Savonarola voleva all'inizio, qui siamo alla prima pagina di una pubblicazione degli ultimi anni della vita del frate, gli anni della sua epopea, prima del martirio, come verrà considerato. L'immagine che voleva era precisamente un'immagine che insistesse, che insiste su questo rapporto tra corpo visto nell'opera dell'arte e corpo creduto, realmente presente nell'Eucaristia. Davanti a una pala d'altare, il cui soggetto non è raffigurato,
sulla mensa stessa, anzi sulla pietra dell'altare, che sapete un tempo occupava il centro della mensa e conteneva le reliquie normalmente di martiri, noi vediamo un Cristo corporeo reggente la croce, che sta al posto dell'ostia sulla patena e che gocciola vino dalla mano piegata in un calice leggermente decentrato. Certamente, a parte il soggetto del trattato che riguarda l'umiltà di Cristo come esempio per i cristiani, e quindi l'umiltà del Figlio di Dio che accetta perfino di morire per i peccatori, a prescindere da questo soggetto teologico e pastorale, qui l'intenzione è di insistere su ciò che alla fine del Medioevo e per tutto il Quattrocento era uno dei grandi temi della devozione dei cristiani, e cioè appunto la reale presenza del corpo e sangue di Cristo nell'Eucaristia. Bisogna ricordare che all'epoca la comunione sacramentale, cioè l'atto di ricevere l'ostia, che tra i credenti oggi è frequente, non lo era. Le persone ricevevano sacramentalmente l'Eucaristia forse una sola volta l'anno o due, a parte le persone estremamente devote. Anche lì non era ancora invalsa la consuetudine della comunione quotidiana. E questo aiuta a capire la grande sottolineatura nella devozione sulla contemplazione dell'ostia, spiega dal punto di vista della storia dell'arte e dell'architettura sacra il moltiplicarsi di importanti tabernacoli e la crescente importanza data al luogo all'interno della Chiesa dove era conservata l'Eucaristia, e spiega evidentemente ciò che illustrerò questa sera, questa tendenza sempre crescente di voler mettere sull'altare e quindi davanti ai credenti che venivano non per vedere i dipinti ma per seguire la messa, e quindi davanti ai credenti che seguivano la messa, di mettere davanti ai loro occhi delle immagini che potessero rafforzare, confermare la loro fede che nel pane e nel vino consacrati fosse realmente presente il corpo di Cristo. Anche questa xilografia ci comunica questo. Ci sembra quasi che un Cristo, magari dipinto in quella pala d'altare, sia uscito fisicamente dalla pala d'altare per prendere il posto della ostia di pane sulla patena. Quindi una realizzazione immaginaria del miracolo di San Gregorio Magno, che vi illustrerò, ma che conoscete bene come evento. Questo può essere il nostro punto di partenza, questa volontà di rendere visibile la fede delle persone nella reale presenza corporea di Cristo. Solo per contestualizzare tutto questo, qui un'altra xilografia savonarolana dal Trattato del Sacramento e del Mistero della Messa, sempre del frate Girolamo Savonarola, dove vediamo la celebrazione della messa con il sacerdote all'epoca che celebrava con le spalle verso il popolo. Il momento è quello dell'innalzamento dell'ostia, l'elevazione dell'ostia, quindi appena dopo la consecrazione, che avviene quando il sacerdote pronuncia le parole di Cristo sul pane e sul vino, invocando la discesa dello Spirito Santo, poi fa vedere, perché l'Eucaristia è un sacramento estremamente visivo. Il pane e anche il calice del vino da sempre sono mostrate alle persone. E qui le persone rispondono, inginocchiate intorno all'altare, tutti guardano, tutti hanno lo sguardo fisso sull'Eucaristia, e noi sappiamo che c'era anche la pia credenza, per non dire superstizione, tra la fine del 3 e tutto il 400, che il giorno in cui uno avesse contemplato
l'Eucaristia elevata dopo la consacrazione, in quel giorno uno non sarebbe morto. O se fosse morto andrebbe subito in cielo, per cui, e questo forse è più comune in Europa settentrionale che in Italia, era comunque parte di questo cultus del pane che diventa visibilità del corpo di Cristo. Qui non vediamo una raffigurazione del corpo fisico di Cristo, ma qui si vede un'immagine. Almeno parzialmente, dalla palla d'altare sono santi. Probabilmente dobbiamo immaginare che al centro c'è una Madonna col bambino, quindi il corpo di Cristo bambino probabilmente c'era, ma ai lati della Madonna col bambino, come vediamo in tante opere nei nostri musei, figure di santi che sono pure il corpo di Cristo, perché il corpo mistico, che è la Chiesa. Che già il Nuovo Testamento descrive in termini desunti dal corpo. San Paolo, quando parla della Chiesa, usa la figura del corpo in cui ogni membro ha la sua funzione, e quindi il piede non può dire alla mano che non serve, perché ogni membro. Quindi l'idea di visualizzare in termini corporei non solo il pane e il vino, ma la stessa realtà associativa della Chiesa è un contesto importante per capire l'interesse particolare del Rinascimento, del XV-XVI secolo, nella raffigurazione del corpo fisico. Dicevo che l'Eucaristia è un sacramento visivo, e questo ci viene confermato qui in una delle miniature attribuite a Girolamo da Cremona per i libri liturgici della Cattedrale di Siena, che sono ancora visibili nella biblioteca Piccolomini all'interno della cattedrale. Qui vediamo il momento della consacrazione, meglio dell'elevazione. Il sacerdote con la sua tonsura, con la sua casula, innalza l'ostia, ha letto le parole della consacrazione da quel messale che vedete, dove il prete ha potuto contemplare il corpo di Cristo in croce. Vedete che c'è una miniatura del Cristo crocifisso. Ora innalza l'ostia davanti a un tabernacolo a torre e voi vedete chiaramente che sull'ostia è impressa la forma del corpo crocifisso di Cristo, perché la tradizione di rendere il pane eucaristico visivamente comunicativo risale molto nella vita della Chiesa. Quindi non solo i credenti vedono il pane in cui credono presente il corpo di Cristo, ma vedono un pane in cui l'immagine del corpo di Cristo è stato impresso. E questo ce la dice lunga sulla volontà di insistere sull'associazione totale tra questo pane e il corpo che storicamente fu crocifisso sul Calvario, che misticamente è creduto presente nel sacramento. Quindi un'opera questa di grande eloquenza mentre stiamo entrando nella logica di questo discorso. Veramente, come sanno bene i credenti, questa usanza continua nella Chiesa e anche oggi le ostie magne, quindi le ostie grandi usate dal sacerdote per la messa, recano normalmente un'immagine impressa. Qui vedete una foto del processo di fare le ostie e vedete lo stampo con una selezione di tipiche immagini dove per la maggior parte, evidentemente, il tema è la crocifissione, e in molte di queste c'è anche il corpo di Cristo. Per cui questa associazione mistica è stata tradotta sin da tempi molto antichi in termini assolutamente immediati. Dell'immagine vista al momento dell'elevazione dell'ostia. Qui vedete una stampa che riproduce uno stampo eucaristico risalente al VI secolo, in cui non vediamo il corpo, vediamo l'allusione attraverso
una figura presa dai salmi, dell'animale che si impiglia nei rami di un albero, di un cespuglio, che quindi viene catturato, e l'implicazione che il Cristo in qualche modo è come quell'animale sacrificale, quella vittima che ha permesso che gli avvenisse qualcosa di questo genere. Il mio punto è semplicemente che la volontà di rendere visibile il senso del mistero sacramentale risale molto nella vita della Chiesa, almeno al VI secolo, che sarebbe la data di quest'opera. Facevo riferimento al miracolo di San Gregorio Magno, di cui qui vediamo una raffigurazione in un dipinto oggi al Louvre, attribuito a un pittore del XV secolo, noto generalmente come il maestro di Amiens, anche se poi oggi ci sono altre ipotesi sull'autore di quest'opera, e fa vedere questo miracolo che è raccontato sin dall'epoca di San Gregorio Magno. Il Papa, un giorno, mentre celebrava la messa, si sarebbe reso conto che uno dei diaconi che l'assisteva non credeva alla transustanziazione, per usare un termine non dell'epoca di San Gregorio Magno, quindi non credeva realmente presente il corpo di Cristo. Gregorio Magno chiede al Signore di convertire questo miscredente diacono, e al momento dell'elevazione dell'ostia, ecco, sopra l'altare appare un angelo che sorregge il corpo morto e deposto nel sepolcro di Cristo. E quindi il diacono si converte, e questo diventa, in tutta la storia della sacramentologia latina, un punto fermo, questa dimostrazione dall'alto della fede della Chiesa, che nel pane e nel vino sia presente proprio un corpo, non un'idea di corpo, non una corporeità ideale, ma quello stesso corpo che fu crocifisso su Calvario, che fu posto nel sepolcro, che è risorto il giorno di Pasqua. Quindi quest'opera del XV secolo, che ricorda un evento di praticamente 1000 anni prima, o quasi, 900 anni prima e qualcosa, è una dimostrazione di una continuità di fede impressionante. Come ne abbiamo e moltissime qui in Toscana e più in generale in Italia. Opera molto famosa, molto richiesta per mostre, è questa porticina di tabernacolo intorno al 1460-70, proveniente dalla cattedrale di Sovana, ora nel Museo Diocesano di Pitigliano, vero capolavoro, in cui proprio la porticina a chiusura del locolo in cui veniva conservato il pane consacrato fa vedere il corpo di Cristo, l'imago pietatis, ritto nel sepolcro, adorato da angeli con i segni della passione alle sue spalle. Quindi un'insistenza visiva sul fatto che il pane nascosto dietro la porta, in cui poi non si vede un corpo, anche se ci può essere un'immagine impressa, sia realmente una presenza corporea, e qui l'articolazione anche anatomica del corpo molto bello. Così anche la porticina di un altro tabernacolo dei primi del Cinquecento, opera di Fra Raffaello da Brescia, al Museo d'Arte Sacra di Asciano, in cui in una sorta di cappellina con la sua volta, con le sue absidiole laterali, vediamo un Cristo che allarga le braccia come per offrirsi, adorato da angeli. Qui il tabernacolo intero, dove vediamo che sopra il Cristo che così si offre col suo corpo, c'è la figura simbolica invocata nel Nuovo Testamento, l'Agnus Dei, sdraiato con il gonfalone della vittoria pasquale. Quindi una tradizione assolutamente
ferma, assolutamente solida, che poi assume già nei secoli precedenti delle espressioni estremamente interessanti. Qui, ad esempio, all'interno della cattedrale di Naumburg, il tramezzo o divisorio tra la navata e il presbiterio, un'opera molto pregevole per le sue sculture del XIII secolo, fa vedere scene della Passione in alto, ma proprio sullo stipite dell'ingresso, della porta doppia che permette alla processione dei chierici venendo dall'esterno in mezzo al popolo di accedere al presbiterio, proprio su quello stipite noi vediamo un corpo di Cristo di grande realismo, celeberrimo per chi studia la scultura gotica, un vero capolavoro che obbligava tutti. Il clero che passava sotto le braccia di Cristo, a destra e a sinistra di questo corpo, e il popolo che vedeva passare il clero, a rendersi conto che entrare nello spazio dell'Eucaristia, nel presbiterio dove si celebra l'Eucaristia all'altare, significa entrare già nel corpo di Cristo. Un'illustrazione di straordinaria potenza sul piano simbolico, ma è un simbolismo oltremodo fisico, oltremodo corporeo, che obbliga a vedere il corpo associativo del clero che passa sotto le braccia come parte di questo corpo, che obbliga a vedere l'ostia innalzata all'altare appena oltre l'apertura, che rimaneva aperta, non come nel rito bizantino dove si chiudono le porte per il momento più santo. Nelle chiese latine la porta rimaneva aperta, si vedeva l'elevazione dell'ostia, ma nella prospettiva di questa straordinaria figura di Cristo. Quindi possiamo parlare anche di notevole inventiva nella comunicazione di questa credenza, di questa convinzione della presenza corporea. E tutto questo non solo è parte della storia dello sviluppo dell'interesse per il corpo umano, non solo è una parte importante della riscoperta del corpo, ma rimane un elemento condizionante della percezione del corpo, anche quando usciamo dal contesto eucaristico. Il corpo, per tutto il Rinascimento, avrà sempre comunque una forza sacra, comunicherà qualcosa che va ben oltre la sua prestanza, bellezza meramente fisica. Appunto per questa storica relazione, associazione del corpo con il sacramento in cui è creduto realmente presente il corpo di Cristo. In certe situazioni, come qui nella romanica cattedrale di Ulm, il tramezzo o divisorio diventa molto monumentale ed è precisamente la figura di Cristo crocifisso che diventa il monumento. In inglese questi divisori si chiamano rood screens, da un vocabolo arcaico, rood, che significa proprio la croce di Cristo. E quindi erano divisori che sorreggevano un crocifisso o una croce dipinta. E qui vedete che la funzione principale era di trasformare tutto lo spazio dell'interno della chiesa in un calvario. La gente che non vedeva chiaramente la celebrazione della messa in questo caso, perché l'altare maggiore è ben oltre il divisorio, comunque guardando l'altare non può che vedere questo enorme Cristo in croce, per cui tutto il senso della loro presenza nella Chiesa viene come
sintetizzato in questa colossale figura del corpo sulla croce. Un celebre dipinto della metà del 400, Fiammingo, opera della bottega, si tende a dire oggi, di Roger van der Weyden, opera conservata al Musée Royal des Beaux-Arts di Anversa. Ci fa vedere l'interno di una cattedrale, sarebbe la cattedrale di Troyes, dove all'altare maggiore il sacerdote celebra la messa. Vedete in fondo che c'è un prete al momento dell'elevazione dell'ostia, ma in primo piano, in scala assolutamente inaspettata, scala titanica in rapporto alla chiesa, c'è un calvario, c'è Cristo in croce con la madre che sviene, con le pie donne, con Giovanni il discepolo diletto. Quindi una volontà di sovrapporre alla quotidiana realtà della messa la realtà storica, misticamente sempre attuale, della salvifica morte del Salvatore in croce, con la partecipazione appunto della madre, delle discepole e del discepolo amato. Qui la croce, così monumentale, diventa come l'ideale struttura portante dell'edificio. Le volte gotiche sembrano reggersi grazie a questa grande trave della croce di Cristo. Voi sapete che questo pannello, molto eloquente per il soggetto che stiamo sviluppando oggi, è veramente il pannello centrale di un trittico, dove a destra e a sinistra vediamo le navate laterali della stessa cattedrale, e in sei cappelle, tre da una parte e tre dall'altra, vediamo gli altri sei sacramenti. Se al centro c'è l'Eucaristia, alla vostra sinistra, nella prima cappella, c'è il battesimo, poi la cresima, poi una scena di confessione buffa, perché c'è il vecchio che sconfessa e la moglie sta lì a pochi centimetri di distanza, che chiaramente gli sta ricordando: non dimenticare di dire che hai fatto questo. Dall'altra parte, incominciando in profondità, vediamo l'ordinazione di un sacerdote, poi un matrimonio, e nella cappella più vicina a noi, proprio nella cappella opposta a quella dall'altra parte, del battesimo, vediamo l'estremunzione. In tutto questo, il corpo di Cristo in croce, che domina il primo piano del pannello centrale, diventa la chiave di lettura essenziale. I sacramenti che creano la Chiesa creano il corpo di Cristo. Il corpo del bambino viene assunto dal corpo di Cristo che è la Chiesa, e via di seguito. Con ogni sacramento uno entra in un modo diverso in questa compartecipazione alla corporeità di Cristo, il sacramento maggiore, l'Eucaristia, e questo dicono anche i nostri testi teologici contemporanei. Il Concilio Vaticano II ha parlato dell'Eucaristia come fonte e punto culminante di tutta la fede. Però questa Eucaristia visualizzata come corpo di Cristo presente. Molto interessante in quest'ottica l'affresco attribuito a Giotto nella Basilica Superiore ad Assisi, del Natale a Greccio, dove vi ricordate Francesco, cercando di andare da Roma ad Assisi, si trovò bloccato in montagna, una tormenta di neve, passa Natale a Greccio, vede che la gente sembra non capire bene cosa sia Natale, e quindi il poverello inventa il presepio. L'affresco ci fa vedere il momento in cui, avendo già predicato, vedete l'ambone in alto a sinistra con i ceri accesi, il diacono Francesco scende e pone il bambinello nella mangiatoia, nel presepe, fatto allestire accanto all'altare con un bue, un asino in miniatura, e tutta la gente. Ci sono le donne che si avvicinano alla porta del tramezzo, loro stavano nella navata,
trasgredendo entrano ora nel presbiterio, oltrepassando la soglia del tramezzo, perché vogliono vedere cosa sta facendo questo uomo con quel bambino. Poi ci sono gli uomini laici di Grecio che guardano stupiti, qualcuno con già la fede che gli suggerisce il senso di questo gesto. Ci sono i frati che cantano a squarciagola, certamente avranno bevuto qualcosa. E poi l'elemento affascinante è che prima Giotto colloca la mangiatoia accanto all'altare, siamo dentro il presbiterio, a sinistra vedete un ciborio come quelli romani, anche arnolfiani più o meno di questo periodo, sotto il quale, dentro il quale, il celebrante, parato per la messa, guarda stupito anche lui quello che fa Francesco. Nella etimologia spiegata dal Medioevo, il nome Betlemme, cioè della cittadina dove nacque Gesù, significa casa del pane. E quindi qui l'artista associa il gesto di Francesco, porre il bambino nella greppia, con la casa del pane e l'altare, l'Eucaristia. E poi, in rapporto a questo, sopra l'ingresso nel tramezzo, sopra le donne che entrano per quella porta nel tramezzo, noi vediamo il retro di una grande croce dipinta. Quindi Giotto insiste che il bambino messo nella mangiatoia è colui che verrà crocifisso 33 anni dopo. Non ci fa vedere il crocifisso, perché in qualche modo darebbe fastidio vedere l'immagine di Cristo crocifisso con il bambino, però il richiamo è anche più forte per il fatto che non vediamo il corpo del crocifisso, bensì la sola sagoma della croce. Sono varianti anche geniali e di grande valore mistico sul tema, che è quello che sviluppiamo questa sera, di questa associazione totale dell'Eucaristia con il corpo fisico nato e poi crocifisso. Ecco qui il particolare in cui l'espressione sul volto, soprattutto del celebrante, del prete all'altare, è affascinante, perché guarda Francesco come per dire, ma lui con un gesto teatrale rende intelligibile quello che io faccio con i gesti rituali del sacramento. È una lettura estremamente interessante dell'importanza attribuita qui in ambito francescano al corpo qui bambino, ma al corpo come il segno più eloquente, per cui aver presente l'eloquenza del corpo vero quando si va all'altare, quando si partecipa alla messa, è tanto più importante. In verità, l'associazione tra l'Eucaristia e il corpo anche bambino di Gesù è forse addirittura maggiore che non l'associazione dell'Eucaristia e il corpo crocifisso, perché in assoluto l'immagine più comune per tutto il Medioevo e anche il Rinascimento sugli altari è l'immagine della Madonna col bambino. Qui un dipinto franco-fiammingo della fine del 4, inizi del 500, nel museo statunitense, The Johnson Collection a Pittsburgh, mi sembra, fa vedere il momento in cui un santo vescovo, San Dionigi, all'offertorio innalza la patena con l'ostia, ma ha davanti a lui, come era comune nelle nostre chiese, un'immagine con Maria e con il bambino. Come farebbe il prete a non rendersi conto che lo stesso corpo che diventerà realmente presente nel pane è il corpo rappresentato dal pittore qui in forma di bambino sull'altare? Quindi in vari modi
la Chiesa ha voluto insistere e ha veramente formato l'immaginario dei fedeli in questo senso. Ancora, proprio a Greccio, nella grotta dove realmente sarebbe avvenuta l'invenzione del presepio, affreschi anonimi del 400, molto rustici. Ci fanno vedere alla vostra sinistra San Francesco con la gente che adorano il bambino nella mangiatoia, ma invece a destra, sopra la mensa, abbiamo un'immagine straordinaria perché sopra la mensa abbiamo Maria con il bambino. C'è anche San Giuseppe, poveretto, che è sempre addormentato, non si sbagli, è vero padre, non può essere lui, ma Maria che dà il seno al bambino. Quindi proprio sopra il punto al centro dell'altare dove il pane diventa corpo di Cristo, noi vediamo l'immagine del corpicciolo del bambino che si nutre dal seno della mamma, il pane che diventerà alimento per i fedeli. Perché vero corpo di colui che si è alimentato al seno di una donna umana. Il frumento che viene dalla terra, che diventa pane e corpo e alimento, è lo stesso alimento che ha permesso alla madre di avere il latte, di dare al Verbo di Dio diventato carne, che poi si farà per noi sacrificio in croce e pane e Eucaristia. È una realtà talmente profonda che la mente non riesce a contenerla. E questo è un luogo dove va la gente semplice a pregare. Quindi la corporeità all'epicentro della fede cristiana nella tradizione cattolica. Per i protestanti sarà diverso perché la loro sacramentologia è molto meno materiale, molto meno fisico del nostro. Invece nella tradizione cattolica questa corporeità è estremamente evidente, come vediamo in alcune opere di grande importanza, di grande rinomanza. Un dipinto di Piero della Francesca, oggi alla National Gallery di Londra, un battesimo di Cristo, che era la parte centrale di una pala d'altare nella chiesa cistercense, monastero di San Giovanni Evangelista, alle porte di Borgo San Sepolcro, chiesa non più esistente. Ma ci vuole poco per capire l'impatto di una figura di Cristo così anatomicamente perfetta, così misticamente assorta, un corpo di Cristo bellissimo che sta appena sopra il punto nell'altare dove il prete consacra il pane e il vino. Per fortuna, nell'allestimento museale al National Gallery, in questo caso e solo in questo caso hanno collocato la tavola sopra quello che sembra quasi un altare, una sorta di mensola all'altezza di altare, non ha la profondità per essere un vero altare, però rende bene l'idea che questo è un Cristo eucaristico. E qui arriviamo alla straordinaria capacità del Rinascimento con questi mezzi realistici di rendere ancora più potente e più eloquente l'associazione che abbiamo visto importante per tutta la fine del Medioevo. Opera meno importante, ma sul piano iconografico molto interessante, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, questo affresco di Ambrogio Bergognone, fine del 400, che fa vedere su un altare eucaristico con le sue tovaglie
il Cristo che ha sofferto ma che è risorto, con gli angeli che reggono sia la croce sia la veste, è sotto i piedi di Cristo un drappo su cui sono scritte le parole dell'Apocalisse. Io sono il primo e l'ultimo, ero morto ma ora vivo. Costituisce, perché l'affresco è dipinto sopra un altare, costituisce un invito a vedere l'Eucaristia in ottica apocalittica. Alla fine dei tempi, alla fine dei tempi noi vedremo un corpo. Alla fine dei tempi non ci saranno più sacramenti, come non ci saranno più le scritture, perché noi staremo davanti in piena comunione visiva, emotiva, umana e divina a uno che vedremo nel suo corpo, crocifisso per noi e poi risorto. E quindi questo corpo eucaristico come traguardo ultimo dell'esperienza umana. Io sono il primo e l'ultimo, ero morto, ora vivo per l'eternità. Il 500 erediterà tutta la ricchezza di questa tradizione iconografica, evidentemente anche pittorica, e soprattutto dagli anni 20 in poi, praticamente dal momento in cui incomincia a circolare nella chiesa d'Oltralpe, una diversa interpretazione dell'Eucaristia, in ambito cattolico, troviamo sempre più insistenti le enfatizzazioni di tutto quanto abbiamo già detto. Qui una palla d'altare di Muretto da Brescia, in una chiesa a Brescia, fa vedere due santi, San Bartolomeo e San Rocco, santi di periodi molto lontani l'uno dall'altro, ma uniti in una sorta di sacra conversazione davanti all'Eucaristia. Voi vedete sull'altare un ostensorio a forma di tabernacolo, torretta, con un bellissimo velo diafano che crea una sorta di tenda. Non è chiaro nella diapositiva, ma sull'ostia c'è la figura di Cristo crocifisso impressa, ma i santi vedono sopra l'Eucaristia il vero corpo di Cristo e i segni, gli strumenti della passione. Quindi l'arte incomincia ad insistere in modo molto esplicito su questi significati assolutamente tradizionali, questa associazione dell'Eucaristia con il corpo vero di Cristo. Ora l'esistenza ha una chiave di polemica, una nota di polemica, perché si sa che in qualche altra parte del mondo cristiano europeo c'è chi non crede più a questo rapporto così semplice, così lineare, così evidente per i cristiani di tradizione cattolica. Moreto da Brescia, o ancora di qualche anno prima, una palla d'altare sempre in una chiesa a Brescia, del Romanino, scusate, del Padovanino, che fa vedere la messa di un santo vescovo della prima cristianità, Sant'Apollonio. Le persone che assistono alla messa sono in abiti del Cinquecento. È il momento della comunione. Lui si è girato dall'altare con le ostie piccole sulla patena, sta per dare la comunione, e voi vedete che la pala d'altare, che ora è alle sue spalle, ma che sia lui che la gente avevano davanti agli occhi mentre diceva la messa, la pala d'altare fa vedere il corpo morto, deposto di Cristo tra le braccia della madre, una pietà. Siamo all'interno di una tradizione che non ha flessioni, semmai va verso una sempre maggiore, più esplicita enfatizzazione nell'ambito appunto della
della sfida che il pensiero riformato offre alla teologia sacramentale tradizionale. Altro elemento di questo racconto della realtà liturgica in cui il corpo era onnipresente, l'utilizzo in quel periodo e anche molto dopo di quell'oggetto che noi chiamiamo una pace, una pax, perché là dove oggi nella messa prima della comunione le persone si danno la mano oppure un abbraccio oppure un bacio, un segno di pace, nel Medioevo, nel Rinascimento, questo non si usava fare, ma piuttosto una piccola immagine, normalmente di Cristo crocifisso, che stava durante la messa sull'altare davanti al sacerdote, al momento in cui noi oggi scambiamo la pace, quell'immagine, che spesso sul retro aveva una maniglia, veniva portata dal diacono o dall'accolito alle persone presenti che potevano baciare l'immagine. Quindi qui una pace fiorentina del 400 al Bargello, mi sembra di ricordare, fa vedere Cristo nella tomba come se fosse stato appena deposto dalla croce, ma vedete il corpo che sembra quasi vivo, tenuto da Maria e Giovanni, davanti agli occhi di chi bacerà quest'immagine e al piede dell'immagine, nel bordo della pace, leggete le parole, pace meam do vobis, vi do la mia pace, le parole di Cristo, ma questa pace è il corpo che, come dicevo all'inizio, loro non ricevevano sacramentalmente, ma forse adoravano più intensamente per il fatto di non ricevere se non una o due volte all'anno il corpo. Questo però porta il discorso del corpo veramente nell'intimo, perché in quei momenti di profonda preghiera delle persone credenti, al centro della messa, dalla consecrazione alla comunione, che in passato era spesso solo la comunione che faceva il prete, perché la gente non veniva a ricevere il sacramento, ma potevano baciare l'immagine, e questo diventava ciò che San Tommaso d'Aquino già chiamava manducatio per visum, il mangiare il corpo di Cristo con la vista, ed è quello che vediamo qui. Mi avvio alla conclusione. Già nel primo Cinquecento, un'opera celeberrima ci ricorda l'importanza sempre crescente che aveva la adorazione dell'ostia all'infuori della messa, ciò che diventerà la adorazione e benedizione eucaristica, quindi l'ostia non tra le mani del prete durante la messa, ma messa in un contenitore particolare, un ostensorio, per essere ostentata l'ostia, mostrata alla gente, anche per periodi di prolungata adorazione. E qui siamo sull'altare della disputa del Raffaello, nella cosiddetta stanza della segnatura in Vaticano, opera dipinta per Giulio II intorno al 1509-10. Questo ostensorio bellissimo, con intorno dottori, padri della Chiesa che disputano il senso dell'Eucaristia, sopra l'immagine, sopra l'ostia. In cielo noi vediamo il corpo di Cristo risorto e tutto il resto. Già nel modo riassuntivo di presentare la fede, in questa somma visiva della fede, il rapporto tra il corpo risorto del Salvatore e l'ostia sull'altare è parte del racconto. Vi ricordo che di fronte alla disputa con il corpo risorto e l'ostia
C'è poi un affresco di altro tipo, la raffigurazione di un'altra assemblea di pensatori, non teologi ma filosofi, la cosiddetta scuola di Atene. Io molti anni fa proposi che il movimento in avanti delle figure nella scuola d'Atene sembra volerli portare dalle profondità di questa chiesa, che altro non è che il modello della nuova Basilica Vaticana Bramantesca, verso l'altare che hanno davanti, l'Eucaristia e quindi il corpo di Cristo. Voglio dire, nel Rinascimento cinquecentesco incomincia ad assumere anche una dimensione intellettuale. Basta leggere nei due volumi di Charles Trinkhouse, i testi del secondo 400 degli umanisti fiorentini sull'Eucaristia, per rendersi conto che loro cercavano in questo mistero del corpo invisibilmente presente sotto le apparenze del pane, loro cercavano una significativa chiave anche filosofica al mistero dell'essere, al mistero di un essere superiore che magari non si vede se non in forma diversa, perché l'Eucaristia è questa. E quindi Platone e Aristotele che sembrano avanzare verso l'Eucaristia, verso il Cristo. E qui vedete che è sempre un'ostia con una figura impressa. Concludo con un'immagine dell'ostensorio del tipo che noi conosciamo a raggiera, ma questo è un ostensorio quattrocentesco, già esisteva questa tipologia di ostensorio, perché voglio portarvi da un ostensorio rinascimentale a un'immagine del corpo di Cristo del secondo Cinquecento, e precisamente il corpo di Cristo dipinto da Federico Zuccheri in grande scala nell'intradosso della cupola di Santa Maria del Fiore, sopra l'altare questa figura di Cristo risorto che viene come giudice ma che rifiuta la spada perché è giudice misericordioso, che è implorato da Maria alla vostra sinistra, sua destra. Il Cristo che viene presentato in gloria sopra l'altare davanti a un sole raggiante. Il sole perché per la teologia lui stesso è sol iustitiae, sole di giustizia, secondo la figura del profeta Malachia, ma questo sole perfettamente in forma di disco, con la sua raggiera, io vi propongo, vuole anche evocare appunto l'esperienza dell'esposizione eucaristica e quindi dell'ostensorio a raggiera. Qui è vuoto, ma dobbiamo immaginare l'ostia bianca nell'occhio centrale dell'ostensorio. Qui l'occhio bianco incandescente c'è dietro il corpo di Cristo, è una sovrapposizione su un'immagine subliminale dell'Eucaristia, quel disco solare con la raggiera, con la sovrapposizione del corpo. Quindi ciò che tu non vedi quando il prete ti mostra l'ostia o tu l'adori nell'ostensorio, in cielo è comunque visibile. Tu vedrai il corpo risorto di Cristo. Il messaggio è un po' questo. E poi vi ricordo che la grandiosa cupola con questo immenso dipinto murale, non è tutto in buonfresco, iniziato dal Vasari e completato dallo Zuccheri tra il 1572 e 79, è la seconda parte di un grande programma iniziato negli anni 40, quando Cosimo I commissionò per il presbiterio, immediatamente sotto la cupola, commissionò
le sculture e la recinzione in marmo del Bandinelli. Qui una stampa prima del 1842, quando tutta la sovrastruttura del coro bandinelliano venne rimossa, ma sullo sfondo vedete sull'altare il grande gruppo di Cristo morto, sorretto da un angelo, e sopra queste figure il Dio Padre. Sapete che queste statue furono rimosse appunto da Gaetano Bacani, allora architetto del Duomo, nel 1842-43, furono traslate a Santa Croce, dove i frati hanno fatto ciò che la teologia ritiene impossibile: hanno separato il padre e il figlio. Il padre esposto agli elementi, ormai è rovinato nella zona davanti alla Cappella dei Pazzi, mentre il figlio, perfettamente conservato, è nella cripta dei defunti. Però queste figure stavano sull'altare del Duomo da 1550 fino al 1842, e stavano quindi direttamente sotto la figura di Cristo nella cupola. Anzi, se entrando in chiesa i fedeli dovevano vedere il Cristo morto, il corpo di Cristo sull'altare, perché la statua del Bandinelli fu scolpita e posta sull'altare mentre a Trento i padri discutevano sul decreto sull'Eucaristia, uno dei più importanti decreti tridentini, è dedicato a questo mistero centrale della prassi religiosa, e ha lo scopo, il decreto, di ribattere la posizione protestante, e quindi dedica tutto il primo capitolo dello statuto a ribadire la tradizionale fede cattolica della reale presenza del corpo nel pane. E qui Bandinelli, per volere di Cosimo I, che ambiva il Granducato e quindi voleva dimostrarsi più cattolico del Papa, e forse anche ci credeva, voleva però la visualizzazione di questa insistenza della fede cattolica sull'associazione corpo-eucaristia, e quindi un corpo di Cristo lungo tre metri sull'altare. Vasari, che non amava troppo Bandinelli, dice che era talmente grande sull'altare che c'era appena il posto per il prete di dire la messa, perché questo corpo occupava tutto l'altare, avrà avuto 50 centimetri per maneggiare il calice e la patena. Questo era già a posto quando iniziano gli affreschi 18 giorni dopo aver finalmente chiuso il cantiere del coro. Bandinelli era già morto, ma chiudono i lavori sulle sculture del coro nel 1579, mi pare a maggio, e incominciano i lavori sulla cupola 18 giorni più tardi. È un unico programma, stesso luogo, stesso committente, stesso soggetto. Qui il Cristo morto, visto appena tu entri in cattedrale, perché talmente grande era che si vedeva anche da 90 metri di distanza, che è la distanza tra la porta e l'altare, ma poi avanzando lungo la navata tu vedevi anche quello che era dipinto. E quindi sopra il Cristo morto tu vedevi il Cristo risorto, sempre nel corpo, e qui il corpo fortemente associato con l'Eucaristia, perché il disco e la ragiera ripropongono l'immagine già tradizionale dell'ostia adorata nell'ostensorio. Le parole sopra quel Cristo, Ecce Homo, assolutamente inconsuete, che in un ultimo giudizio ci debba essere queste parole, non esiste. Sappiamo che l'ideatore del programma della cupola, Vincenzo Borghini,
dice a Vasari, nella famosa lettera in cui gli prospetta l'iconografia della cupola, io voglio queste parole sopra la figura di Cristo, perché, dice Borghini, sono le parole pronunciate al momento della più profonda umiliazione di Cristo e noi comprenderemo il loro senso pieno solo quando lo vediamo venire sulle nubi in gloria alla fine dei tempi per giudicare i vivi e morti. E quando Borghini dice che vuole queste parole perché appartengono al momento dell'umiliazione di Cristo, sono le parole pronunciate da Ponzio Pilato, ecco l'uomo, ecce homo, Borghini già pensa, la lettera è degli anni 60, già pensa al Cristo morto sull'altare sotto. Quindi un programma in scala immensa, il Cristo morto sull'altare, il corpo morto sull'altare, il corpo risorto in cielo, il tutto rapportato all'Eucaristia. Grazie.